Angelo. Lo vuoi sapere un trucco che ho imparato? Se una cosa ti rende triste, non guardarla e va molto meglio. Buongiorno. Che fai? Niente. Boh, neanch'io. Oh, chi aspetta il cielo? Elia? Elia, dove sei? Oh, eccoti. Andiamo a fare colazione assieme? No. Ok. Mi sembra che qualcuno voglia il servizio in camera. Ti va una brioche? Signore, sì, signore. Se non vedi una cosa, mica può renderti triste, no? Lo dicono anche i grandi, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Funziona anche se è successo qualcosa che non ti va giù. Avanti, Azzurra, che cosa c'è? Niente. Ancora per Sor Angela, vero? Tesoro, te l'ho detto un sacco di volte. Se lei non è tornata è perché lui ha un piano. E se il suo piano era farla tornare e qualcuno si è messo in mezzo? Non mi dire che ce l'hai ancora con Sor Teresa. Ma chi? Quell'ingrata insensibile? No. Armonia e concordia, cara, ci vogliono. Armonia e concordia. E poi cosa ci vuoi fare? Non puoi mica scatenare le piaghe d'Egitto, eh? Le piaghe? Che assurdità! Vado a preparare la colazione. Brava! Così mi piaci! Basta che ti convinci che puoi sistemare tutto, anche se sembra impossibile. Le piaghe d'Assisi scateno. Oppure gli occhi li puoi tenere aperti, ma vedere solo quello che vuoi tu. O anche chiuderli ancora prima che la cosa che ti rende triste succeda. È un bel trucco, vero? Però non si può fare sempre. A volte le cose sono troppo complicate. Lei non è la Esther Folli che stavo cercando. Grazie lo stesso. La prossima sarà la mamma di Elia. Sua Eccellenza. Madre, allora cosa mi dice del suo nuovo convento? Che non è esattamente convenzionale, ma ci sto lavorando. Bene. A proposito di non convenzionale, Azzurra. Sono preoccupato per lei. Ah, e perché? Mi sono chiesto se questa sia la sua strada. Ho già espresso dei dubbi a Sor Angela in proposito. Lei cosa ne pensa? Ma non la conosco abbastanza per poter esprimere un giudizio. E quanto le ci vorrebbe per darmi un suo parere? Dopodomani. Benissimo. Allora ci risentiamo. No, mi scusi, non stavo dicendo a lei. Sua Eccellenza? Poi, con gli occhi chiusi, rischi di non vedere le cose buone. Carolina, sei tornata. Sono tornata. Every thought, every breath, every smile we can share leads, leads to him. What you crave slips away. If you look, you find a way. Trust your eyes, what's to fear? It leads to him.
No, quello è sale. Come sale? Di solito lì c'è lo zucchero. La prima piaga d'Assisi. Cose da suore. Lascia stare. Buongiorno. Hai capito, Kate? A dire il vero ci ho rinunciato. Rossetto, eyeliner e poi mi ha anche chiesto di fare la ceretta. È chiaro, no? Sei presa una cotta. Sì, può darsi. Tutto qui. Nemmeno un chissà chi è, sarà buono, si sono baciati. Ma di che parli con le tue amiche? Io non ho amiche. Io ce l'avevo una. E poi lei me l'ha mandata via. Buongiorno. Buongiorno. Dopodomani è il compleanno di Elia, il primo senza i genitori. Sarà un giorno difficile. Ci penso io. Vi organizzo una bella festa. Così si distrae un po'. E se vuoi ti do una mano, in questi casi serve sempre uno psichiatra. E dov'è lì adesso? L'ho lasciato in camera. Da solo? Ah, bello psichiatra che sei, complimenti. Senti, lascia stare, ci penso da solo alla festa, eh? Sarai contenta, guardate! Guardate un po' chi c'è. Carolina! Ciao! Ma come stai? Dove sei stata? E come mai da queste parti? Fuggi ancora da tuo marito? Troppe domande. Va tutto bene, Azzurra. E puoi chiamarmi Sara. Ho finito con i miei falsi. Ma Carolina ti sta bene. E poi noi una sera ce l'abbiamo già. Beh, vedo anche che ne sono cambiate di cose. Già. Vieni qui, cara, fai colazione con noi. E lei è Suor Teresa. Buongiorno. Lei? In quel barattolo c'è il sale! Non gliel'ho detto? Ho cambiato barattolo. Scusi. Io devo andare, ho troppe cose da fare oggi. Forse non sono cambiate poi troppo, no? Scusate, torno subito. Vado al lavoro anch'io. Spariscono sempre tutti così? Quando c'è da sparecchiare è l'unico momento in cui sembra di essere in un convento. Lo sente, che pace. Sì, peccato che non ci sia traccia di novizie. Questo dovrebbe essere compito loro. Azzurra aveva un impegno molto importante, aveva un incontro di preghiera. Madre, devo ricordarle le parole di San Benedetto? Ora et labora. Quindi Azzurra adesso prega e poi lavora. Giusto? Per esempio, adesso no, perché sto lavorando. No, no, signora, risponde, risponda pure. Tanto qui finisco io. Tranquilla. Prego. Va bene. Grazie. Prego. Pronto? Rapporto per il vescovo. Azzurra. Distratta, scansa fatiche e dispettosa. Stavo giusto per portarglielo. Grazie. Sì, sì, sì. Io. Mo faccio Zac. No. Seconda piaga d'Assisi dopo lo zucchero tramutato in sale. La vaniglia appiccicosa. Sì. No. Senti, devi stare calmo. Sì. Lorenzo, ti ho detto che fra mezz'ora sono lì, va bene? Ok, ciao. Azzurra! Azzurra! Proprio lei cercava! Che? Carolina sta andando da Lorenzo! Lorenzo? Il marito violento dal quale scappava, si ricorda? Ma sei sicura? Ma come, mi ha detto così che era tutto a posto, che andava tutto bene, che aveva ripreso il suo vero nome? Evidentemente non va tutto così bene. Qualcuno ha attaccato una gomma masticata alla maniglia della mia porta. E che io? Scusi, sono stata io, sì, perché andavo di corsa alle Lodi e non sapevo dove appoggiarla. Infatti stavo venendo a riprenderla. Grazie. Che schifo! Azzurra, cosa hai fatto? Uno scherzo da suora. I preti hanno i loro scherzi e noi perché non possiamo avere i nostri? Suora Power, eh?
Non fa ridere, soprattutto se lo viene a sapere Sua Eccellenza il Vescovo. Che c'entra Sua Eccellenza il Vescovo? Sempre c'entra un Vescovo e Sua Eccellenza. Dove dobbiamo andare? Di là. Di là, andiamo. Oh. Dall'avvocato ho detto che ci vorranno 10 giorni per concludere tutto quanto. Comunque ho fatto mettere tutto quello che mi ha richiesto. Bene, dove sono questi documenti? Eccoli. Vi presento 2 mie amiche, Azzurra e Suor Costanza, che sono nascoste lì dietro. Buongiorno! Ehi là, come stai? Che bel foulard! È bello, sì. Passavamo di qui casualmente e ci siamo detti perché non andiamo a vedere come sta la nostra amica? Adesso che avete visto che sto benissimo, potete tornare alle vostre cose, giusto? Ah, possiamo? Possiamo. Ah. E beh, allora, arrivederci. 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 Ma no, signora, non voglio vendere nessun contratto della luce. Io mi occupo di un altro tipo di luce. Volevo solo sapere se si chiama Esther Folli e quanti anni ha. Ma dalla voce direi che potrebbe aver passato i 60. Pronto? Pronto? Oh. Beh, gli ultimi saranno i primi, giusto? Permesso! Largo! Scusa, eh? Che cosa sta succedendo qui? Sì, che succede? Allora, ve lo dico subito prima che mi fate le pulci. C'è stato solo un piccolo equivoco con l'agenzia quando ho chiesto intrattenimento per una festa. Reggi un po'? Sì, ma... Ma, tranquilli, perché sa Manta, sa un sacco di barzellette. Ai bambini piacciono, no? Sa Manta? Sì, con 2 H. Ah. Ah. Poi, secondo me, se le mettiamo un costume da drago... E lei sarà felicissimo. C'è il costume da drago, mo? E da vampiretta va bene uguale. Bene, no? Regga un attimo. Sì, me ne occupo io. Sa, quanta? È la festa di un bambino, di 6 anni, in un convento. È un po' troppo, eh? Va bene. Dai, Samantha, andiamo. Se ne riparla per la pesca di beneficenza. Credo che sia meglio che ci pensi tu a questa festa. Sì. Sì. E quindi come va da Sisi? Potrebbe andare peggio. È quello che dico sempre anch'io. Ma dai. Ehi. Cambiato look? Non ti piace? Oddio, è troppo, vero? Ma cambiare. No, aspetta. Non mi dici che succede? Ti piace qualcuno? A me? No, ma figurati. Vuoi un tarallo? Sono buonissimi. Chi è buonissimo? Tuo ragazzo? Anche tu. No, ma non c'è nessun ragazzo. Ma se qualcuno vi scrivesse... Sei preziosa. Voi cosa rispondereste? Quindi non c'è nessun ragazzo, ma ti manda i messaggi. No, è per un'amica. Vabbè, non è importante, lasciate stare. Ciao. Secondo te chi è? Che ne so io. Secondo me è qualcuno qui dentro. Altrimenti perché non ce lo dice? Che ci fate qui? Passavate di nuovo per caso? No. Questa volta ci stavamo aspettando. Parlo io? Certo. Senti, Carolina, tu ci stai facendo preoccupare, lo sai. Dici che va tutto bene, tutto ok, e poi non ci dici nulla che ti rivedi con il marito. Violento! Violento! Ex marito. Ci siamo trovati per firmare le carte del divorzio. Così lui può risposarsi e io sono libera. Contente?
Come risposarsi con la ragazza del foulard? Tu non glielo permetti questo, no? Tu le spieghi tutto a quella povera ragazza, no? Perché dovrei? L'avete vista, no? È adulta e vaccinata. A volte anche gli adulti e vaccinati fanno delle grandi cavolate, Carolina. Comunque, come stavo dicendo, io sono libera finalmente. Quindi scusatemi. E adesso che si fa? Qualcuno dovrà pure avvertire quella povera ragazza. È quello che penso anch'io. Comunque io e lei siamo proprio una bella coppia di detective. Ciao. Ciao. Siamo quelle di prima. Ah sì, mi ricordo. E non ci siamo presentate a dovere. Io sono Suor Costanza. Azzurra. Daniela. E abbiamo saputo che ti sposi, che bello. Sì, sì. Ed è da molto che conosci Lorenzo? Certo, da diversi anni. Ah, e ti ha sempre trattata bene, vero? Ho capito dove volete arrivare. So tutto di lui. Conosco anche Sara. O Carolina, come la chiamate voi. Beh, allora sai anche che lui è un uomo violento. Lore non è violento. Con me è diverso. Per ora. Anche con Carolina è andata così, lo sai, vero? No, io so come trattarlo. Noi ci amiamo. Che succede? Chi è? Nessuno, amore, arrivo! Scusate, ora devo andare. Ciao. Ma quindi è vero? Ti prego, dimmi che è un feticismo per gli anni 50 e che questo non c'entra niente con la festa. La senti? È invidia. Invidia per una pentola? Devi preparare il minestrone per il compleanno. Hai mai sentito parlare di pentolaccia? Questo è un classico delle feste. Pensavo di essere l'unica ad aver avuto un'infanzia difficile. Almeno io non gli ho organizzato una festa vietata ai minori di 18 anni. Infatti, perché è vietata ai minori di 80? Quale festa? La mia? E mi fa del minestrone. No, no, questa è la pentolaccia. La pentolaccia è un gioco bellissimo, ti piacerà. Poi faremo balli di gruppo, il gioco della sedia. Tombolata! Invece, se non vuoi annoiarti a morte, c'è un trapper amico mio che fa dei pezzi originali pazzeschi. No, no, mi fa schifo tutto. Non voglio nessuna festa di compleanno. E adesso che si fa? Mi pesa molto chiederlo, ma è per una giusta causa. Uniamo le forze. Sahmanta, che estrae i numeri dal tombolone. Ci vedo la luce. Dai, non si può manco scherzare, però. Conto su di te. Pronto, buongiorno. Parlo con Esther Folli? Sì, chiamo dal convento di Assisi. Io sono una suora. Posso chiederle quanti anni ha? Perché dalla voce sembra molto giovane. 32. Ottimo. Le farò una domanda strana. Per caso 6 anni fa lei si trovava nei pressi di Perugia? Sì. Fantastico. Avrei bisogno di incontrarla personalmente. Se può, dovrei parlarle di una cosa molto importante. Domani sarebbe perfetto. Sì, grazie. Le mando l'indirizzo del convento. Grazie. Grazie. Sara, le mandate tu le tue amiche suore a dire cazzate su di me? Senti, a me non me ne frega niente di te e di lei. Daniela lo capirà da sola che razza di uomo sei. Attento. Attento tu! Che ne dici di lasciarla stare e sparire prima che io chiami la polizia? Molto volentieri. Stasera e Daniela ce ne torniamo a Roma. Spariremo dalla vostra vita. E voi dalla nostra. Tutto ok, Carolina? È tutto bene, ve l'ho già detto.
Perché non ci hai detto che conoscevi Daniela? È una tua amica. Come fai a lasciarla nelle mani di un uomo così? È vero, conosco Daniela. E lei conosce tutte e due e ha fatto una scelta. Statene fuori. Stia tranquilla. So chi può aiutarci. Ora lo vediamo chi è il tuo prezioso spazionante. Non eri tu che ti lamentavi perché Kate toccava le tue cose? Lo faccio per lei. Metti che si è innamorata dell'uomo sbagliato. Pensavo che non ti importasse. Tu non hai amiche, giusto? A proposito di uomini sbagliati, ho bisogno del tuo aiuto. Dimmi. Lorenzo Zanni. Vuoi sapere se ha precedenti penali e robe losche? Insomma, quelle cose che fate voi avvocati. E perché dovrei farlo? Gratitudine eterna. È il mio silenzio. Qualunque cosa tu stia facendo.